Venghino, signore e signori, venghino, venghino! Qui si fa la rivoluzione della gentilezza! Sto ministro della paura dice l'Italia è più sicura, ma per noi la sicurezza incomincia con una carezza a questa bella bimba, a questo bel bimbo! Abbracciatevi, fatevi una carezza! Facciamo la rivoluzione! È straordinaria l'aggregazione! È un carnevale vero, nato dal basso, che si sta estendendo anche negli altri quartieri della città. E questa idea bellissima. E oggi poi è un carnevale speciale, diciamocelo pure. Non è ancora primavera, però certo l'arresto di ieri dell'ultimo rampollo del clan di Lauro, beh, oggi dobbiamo sorridere ancora di più, possiamo sorridere ancora di più, sapendo che non è ancora primavera, ma stiamo sulla strada giusta. Festa e denuncia sociale insieme a Scampia per il tradizionale carnevale del Gridas, che coinvolge l'intera comunità della zona con scuole, associazioni e cittadini che da 37 anni consecutivi sfilano per le strade. L'artista Felice Pignataro nel 1983 lanciò l'idea di maschere e colori in un quartiere di frontiera e da allora la sua associazione culturale Gridas, gruppo risveglio dal sonno, si impegna a mantenere una tradizione popolare che sia anche contributo all'identità del quartiere, con la creatività applicata ai casi quotidiani della vita e maschere realizzate nei laboratori. Il tema di quest'anno è O canta storie, ovvero sia chi ha conta giusto e chi no. La conoscenza come baluardo contro i pregiudizi e i manipolatori di coscienze. L'ottavo anno che vengo qui da sindaco di Napoli e ho sempre un grande apprezzamento per il lavoro che si fa qui con questo carnevale, ma che è un momento di sintesi di un lavoro quotidiano. Infatti si parte da qui, da via Monterosa, dal Gridas, il ricordo di Felice Pignataro, oggi Mirella, l'impegno di tante associazioni, tanti bambini per i diritti, le libertà civili, la difesa dell'ambiente, la lotta alla corruzione, alla mala politica, insomma c'è una parte significativa e pulsante e ammirevole della città di Napoli.